Sa, guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività recreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Signore, ci benedica e benedica tutti quanti noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E un applauso, credo che vada sincero, a tutti i ragazzi che vivranno qui, che l'abiteranno. Forza! Eccoci! Inaugurazione! Viva il Vasco Zappelli, viva lo sport, viva Viareggio! Katia Balducci, in rappresentante della Cassa di Risparmio di Lucca. Allora, questo progetto qui naturalmente è entrato subito nell'ottica della vostra banca e naturalmente ha voluto metterci un pezzettino di pietra, anche se diciamo di terreno. Sì, questa è la prima pietra messa su questo progetto, perché la fondazione è molto attenta alle esigenze del territorio, per cui guarda molto al bene anche sociale dei giovani. Naturalmente vedere tutta questa gente qui, tutti più che altro ragazzi dietro a un pallone, non solo in un quartiere problematico come il Varignano, anche dal punto di vista personale fa veramente molto piacere. Sì, fa molto piacere, perché se i ragazzi sono legati allo sport è sempre un bene anche nella loro crescita. Ok, grazie e alla prossima. Senz'altro. Fondazione. Grazie. Sindaco, un'altra pietra importante per finalmente gli impianti sportivi a Viareggio e poi in un quartiere purtroppo difficile come il Varignano. Sì, questo qui era un impegno che ci eravamo presi e che abbiamo mantenuto con l'aiuto della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca. Abbiamo messo a disposizione della comunità del Varignano questi due campi e andremo avanti, perché abbiamo già in programma il rifacimento di tutta la struttura immobiliare e poi vari accordi in corso con le associazioni che gestiscono tutta la struttura del Varignano per creare, diciamo così, un momento di accoglienza sportiva non solo per il quartiere ma per l'intera città. Ma la cosa positiva è che questa bella struttura si accompagna, come dire, come simbolo di ripartenza anche allo stadio. Perché domani iniziano i lavori, domani verranno tirate giù le gradinate per poi ricostruirle, per ristrutturare tutto lo stadio e rimetterle a disposizione della comunità di Viareggio, perché ce n'è bisogno. Sindaco, lei nel suo intervento ha sottolineato anche l'importanza della parrocchia. Sappiamo benissimo che a livello di circoscrizione, a livello di periferia, quanto sia importante la chiesa e magari personaggi come Don Luca. Sì, io ho detto che ci eravamo promessi a vicenda con Don Marcello che lui avrebbe rifatto la chiesa e noi avremmo rifatto il Vasco Zappelli. Insomma, la chiesa è straordinariamente bella e così il Vasco Zappelli, che deve essere ancora migliorato, però questo è un segnale di partenza importante. E Don Luca, assieme a Don Marcello, è stato quello che ha dato il colpo di reni finale e ci ha fatto, come dire, sistemare un po' di questioni che da un po' di tempo non riuscivano a trovare una via di uscita. Lui devo dire che ha fatto tanto, però, come dire, io sono anche legato profondamente a livello, diciamo, di affetto a Don Marcello, che oggi non è qui e al quale mando un carissimo saluto perché è ancora in ospedale, ma presto risarà fra sarà noi. Qui fra sì, noi. Presto risarà fra noi. Presto risarà fra noi. Ok, grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie. Sandra, mi sembra che una prima pietra è stata messa importante in un quartiere
abbastanza difficile come Varignano, ma insomma anche questa, diciamo, è un fatto, dai. Sì, questo è un bellissimo lavoro che ci ha coinvolto anche proprio emotivamente, perché insomma pensavamo ai nostri ragazzi, oggi vederli giocare su questo prato verde è veramente un segnale di grande speranza. Grazie alla collaborazione con la parrocchia, con Don Luca, con Don Marcello, al quale insomma mandiamo un saluto, questo è l'avvio di un processo di riqualificazione che vedrà assolutamente tutto il Vasco Zappelli, ma non solo. L'abbiamo già sistemato da un punto di vista del decoro, per cui insomma sarà anche lo spazio all'ingresso per un'area destinata ai più piccoli, con installazione di giochi destinati proprio a loro, e poi questi due campetti, il basket e il calcio a 5, che insomma serviranno per sviluppare le attività del oratorio. Il progetto futuro è quello di rimettere a dimora anche il calcio a 11 e poi il pallone per il basket. Ricordiamo che è l'unico spazio in città dove si può giocare a basket al coperto, per cui davvero c'è grande attenzione e sostegno alla società che tra mille difficoltà gestisce appunto questo spazio. E poi i campi da tennis e poi la pista di hockey, insomma davvero lo spazio del Vasco Zappelli è aperto alle più discipline. Sandra, poi mi sembra che la risposta del quartiere oggi pomeriggio, nonostante questo caldo, nonostante l'ora, cioè, mi sembra sia stata più che positiva. Vedere questi ragazzi qui, sinceramente, anche da parte mia, mi ha ringiovanito. Quindi diciamo che vuol dire che uno lavora bene. Guarda, anch'io oggi sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa grande partecipazione. È il quartiere che si riappropria dei suoi spazi e quindi, come dire, rimette al centro davvero i ragazzi, la loro crescita, la loro educazione, e quindi tutti insieme. Questo è davvero un esempio di un lavoro fatto insieme per loro. Quindi le istituzioni, la parrocchia, la comunità erano qui tutti oggi a fianco dei nostri ragazzi, che devono crescere in uno spazio sano, decoroso, bello, e che insomma li fa divertire proprio come oggi, che è una gioia vederli giocare appunto a pallone. Sandra, grazie mille, ciao. Grazie a voi, buona serata. Stefano, vedere questi ragazzi qui con la maglia già a me mi ha fatto un certo senso. A te? Beh, come già venuto quando le abbiamo consegnate, è stata una grandissima soddisfazione. E come mi richiamo le parole della dirigente scolastica quando parlava di senso di comunità. Il senso di comunità secondo me ha bisogno di simboli. Il simbolo della maglia del Viareggio secondo me è una pelle che questi ragazzi si devono sentire addosso e devono essere orgogliosi di questa maglia. È da questi segnali che secondo me si possono creare le speranze per un futuro anche sportivo, ma soprattutto sociale per la nostra città. Stefano, mi sembra che una prima pietra importante è stata messa, speriamo sia la prima pietra di un grande grattacielo, che insomma in un quartiere difficile come il Varignano, penso gli impianti sportivi siano una cosa molto importante. Il problema degli impianti sportivi a Viareggio è un problema abbastanza sentito, una città come Viareggio non può permettersi di avere pochi impianti e anche carenti, per cui credo che la nuova amministrazione debba ricominciare proprio dallo sport, che è comunque un bacino incredibile di aggregazione sociale, e intervenire su tutti gli impianti, perché è una cosa culturale e sociale, ancorché è una cosa che fa bene ai ragazzi. Quindi io mi auguro che da questo piccolo intervento, che comunque è un grande intervento per questo quartiere, possa comunque essere la prima pietra di una serie di lavori che possono coinvolgere anche gli altri impianti sportivi, e quindi ricreare quelle condizioni per la città e per dare ai suoi abitanti la possibilità di praticare lo sport. Ok, grazie Stefano. Grazie a voi, è stato un piacere. Certo, le parole di fronte a questi tuoi amici. C'è una certa emozione, lo fa pensando che te su questi campi qui ci hai giocato insieme, ci hai litigato, vero? Tra le altre cose c'era Jolly, era mio cognato, perciò tutta gente che dal Varignano ha portato una bella parola di sport.
Ma non solo al Varignano, insomma, anche a Viareggio, in tutta Viareggio. E senz'altro questi personaggi, non solo, ce ne ha, da lassù sono molto contenti di quello che è stato fatto e è stato iniziato a fare. Speriamo che questo sia solo l'inizio, Tiziano, perché sì, sono cose importanti, ma bisogna rivedere tutto il Vasco Zappelli rinascere. E allora sarà un bel momento per tutti. Grazie, grazie mille. Andrea Pedonese con la maglia del PFV, naturalmente anche lui diciamo ha partecipato a questa, costruttivamente a questo nuovo sviluppo di un centro sportivo che effettivamente qualche problematica l'ha creata e le crea. Andrea? Purtroppo sì, abbiamo subito anni di abbandono e di degrado. Ci siamo rinchiusi in una specie di fortino e abbiamo cercato di tenere la nostra struttura come e proteggerla, insomma, penso che questo poi abbia giovato alla non distruzione totale di questo impianto che è una necessità per questo quartiere, non è soltanto una questione di sportiva, è anche una questione sociale. Questi ragazzi devono convogliarsi e convogliarsi bene nello sport. Perché bisogna ricordarlo bene che la pallacanestro femminile Viareggio è iscritta al campionato di serie C femminile, quindi diciamo anche in realtà Livorno, Montecatini, Firenze fanno visita a questo centro sportivo e vederlo ridotto in questo stato qui anche per voi insomma è un'immagine non bella, assommato a i vari tentativi di furto, di saccheggi, fra virgolette, insomma, è molto difficile, però... Per noi il fatto di vedere lo Zappelli un po' rinascere è anche un motivo di orgoglio, proprio per quello che dicevi te, Tiziano. Mi sono trovato tante volte in difficoltà con la gente che arrivava da fuori e mi diceva «Oh Andrea, ma come avete fatto?» A lasciare che tutto questo accadesse e invece cominciare a vedere che il centro rinasce, che il centro riapre i ragazzi per noi è motivo d'orgoglio, anche per la città di Viareggio, perché bene o male noi rappresentiamo la città di Viareggio qui a Viareggio e in tutta la Toscana. Grazie Andrea. Grazie a te Tiziano. Massimiliano Ghilarducci, io la prima domanda che vorrei farti, ti vorrei che tu ti girassi per un secondo e guardare queste persone qui. Tanta roba, sono vecchi amici che ci hanno lasciato e che comunque verranno ricordati per tutta la vita. Massimiliano, senz'altro da lassù loro vedranno il buon lavoro che è stato fatto per questo centro qui nel quale te hai solcato i campi, ti ci sei divertito eccetera, l'hai visto sprofondare e forse nascere. Ci voleva qualcuno che con passione, volontà e serietà riattivasse, che è uno dei centri più grossi della Toscana, centri sportivi più grossi della Toscana. Anche perché Massimiliano è un quartiere difficile come il Varignano. Insomma, fare queste cose qui non è affatto facile. No, ci vuole tanta passione, tanto amore e cercare di levare i ragazzi dalle strade, la prima cosa. Cosa che te fai già con il pugilato e a riguardo, e questo vorrei che tu lo dicessi proprio personalmente, l'appuntamento di domenica. Sì, vi aspettiamo domenica. Cosa c'è domenica? Domenica 20 settembre, ore 15:30, si svolgerà il secondo memoria di Alessandro Cecchi. Al Lido di Camaiore, ore 15:30, saranno 12 incontri, tutto in beneficenza, ingresso gratuito e niente, vi aspettiamo numerosi. Al Parco Pitagora. Pitagora. Okay. Parco Pitagora. Ok, grazie Massimiliano. A te. Alessandro, mi sembra te stai molto vicino qui, quindi diciamo hai visto tutta la metamorfosi positiva e negativa del centro sportivo Vasco Zappelli, ora mi sembra una rinascita ci sia stato, hai cominciato diciamo proprio nella pistina lì, mi sembra insieme al Bacherotti eccetera, per poi arrivare a livelli altissimi, ma rivedere, cioè rinascere questo impianto qui,
Che effetto ti fa? Con me sfondi una porta aperta, visto che sono nato qui a 50 metri dal Vasco. E io e Mirko siamo ragazzi nati e cresciuti nelle strade tra il Varignano e il Terminetto. E è chiaro, vedere tutto questo ben di Dio qua è emozionante. E mi auguro che continui a crescere, perché il quartiere del Varignano ne ha bisogno, e ne ha bisogno anche tutta la città di impianti sportivi. A proposito appunto di impianti sportivi, evitiamo ogni tipo di polemiche eccetera, ma Viareggio è un quartiere difficile come il Varignano, ne ha bisogno, che sia hockey, che sia calcio, che sia pallacanestro, cioè questi ragazzi qui, ripeto, è difficile anche te fare sport con ragazzi. Beh, noi in particolar modo, perché alla fine poi un calcio al pallone la maniera la trovi, no? Va in pineta, un piazzale. L'hockey e il pattinaggio è veramente complicato, a Viareggio è una tragedia. Quindi io e Mirko stiamo un po' navigando un po' a vista. E si spera che vada avanti questo progetto qui del polivalente, perché anche Torre del Lago, un po' come il Varignano, va rinforzato sotto l'aspetto sportivo e di strutture sportive, e questo è un grande sogno mio di Mirko. Ok, grazie Alessandro. Grazie a voi. Dulcis in fondo con colui che, se gli altri hanno messo una pietra, lui aveva messo veramente un muro altissimo. Athos, prima di addentrarci sul Vasco Zappelli, ti vorrei che tu ti girassi, guardassi queste persone qui e dire qualcosa in merito. È emozionante, soprattutto evoca, ma penso non solo in me, ma in tutti quelli che oggi sono intervenuti per questa bellissima giornata. Evocano ricordo di personaggi veramente di spessore, non solo sotto l'aspetto sportivo, ma sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto di volontà, sotto l'aspetto di proporsi, e questi sono veramente, veramente persone che non potremo più dimenticare, perché hanno avuto, secondo me, a quei tempi avevano una marcia in più. Quindi Athos, loro senz'altro saranno contenti da lassù sapere che un amico sta facendo un gran lavoro per uno sport, ma indipendente per lo sport, non solo per il calcio. Lo spero vivamente, anche perché fra questi, oltre che Ceragioli, che è una persona che da ragazzino ci ha portato tutti in blocco a giocare in una squadra, c'è un'altra persona che lui è stato proprio un mio modello di vita, e devo dire, da ragazzino fino a che sono grande l'ho sempre seguito in tutte le sue funzioni, ed è Benedetto Cinquini, che veramente per me è come un padre adottivo, perché era una persona veramente fantastica in tutti i sensi. Athos, mi sembra che il quartiere abbia risposto. Sì, diciamo che fondamentalmente è andata abbastanza bene, e forse tanti la giornata, la domenica, al mare ancora, poteva esserci anche forse un po' più gente, ma io penso che la risposta è stata ottima sotto questo aspetto. E spero che questa risposta poi sia anche di collaborazione per poter darci una mano a continuare questo grande progetto. Athos, grazie. Grazie a tutti voi ragazzi, grazie mille. Ciao Tizio.